Brr, che freddo! Nessuno aveva previsto questa tempesta di neve. Non uscirò mai più, sono certo di aver visto un orso polare. Prendi un po' di cioccolata, ti scalderà. Mi piacerebbe, ma non ho tempo, ho un sacco di compiti da fare. Oh no, i miei quaderni sono congelati. Credo che per scongelarli ci vorrà un po'. Vado a prendere l'asciugacapelli, quelle penne mi servono assolutamente. Non così in fretta, mi è venuta un'idea ed è davvero interessante, andiamo. Un'idea interessante, ci sto! Sammy, creeremo un organizer da tavolo per farti fare i compiti. Le linee che ho appena tracciato ci aiuteranno a piegare il cartoncino. Wow, niente male, non vedo l'ora di vedere il risultato! Bene, continuo col progetto. Ottimo, adesso cominciamo a tagliare. E velocizziamo il tutto. Sammy, potresti prendere la colla, per favore? È qui! Grazie. Ecco perché siamo una grande squadra. È come se riuscissimo a finire i nostri... panini! Aspetta, non è quello che intendevi, vero? No. Comunque, dov'è il mio? Va bene, me lo farai più tardi. Pieghiamo questi pezzi di cartone. Non è niente di particolarmente difficile, guarda. Ehi, sembra una fisarmonica! Sì, sembra anche a me. Ah, Paris, mi manca così tanto la Seine e la Tour Eiffel! Non dimenticare i dolci, Sam, sono buonissimi. I croissant, i macaron. Ah, questi discorsi mi fanno venire fame. Ma devo concentrarmi. Sì, o se vuoi ho altro cartone. Attenta! Proprio come me lo ero immaginato, anche se onestamente non ho idea di come tu ci sia riuscito. Ma non c'è problema, adesso dobbiamo chiuderlo qui. Wow, l'ho preso! Si sta ribellando! Yeah. Ehi, ce l'hai fatta, Sammy, ottimo lavoro! Sono felice di averti aiutato. Vediamo un po', ci servono dei cassetti dove poter riporre tutti i nastri. Non ho idea di che stai parlando, io ho un sistema di archiviazione unico. Tu? Ne sei proprio sicuro? Beh, visto che me l'hai fatto notare, in effetti potrebbe essere un po' datato. Il progetto a cui sto lavorando risolverà tutto. Ritagliamo il cartone e poi possiamo cominciare ad assemblarlo. Ecco qui. Sam, il costruttore, è qui per aiutarti. Molto bene, vediamo un po'. Sì, guarda qui. Grazie mille, è fantastico. Immagino che sia stata una scelta difficile. Quanto le devo, signor costruttore? Ci servirà qualche altro pezzo come questo. Sono molto più avanti di te, Sue. Prendi le tue scatole, oggi te le regalo per un abbraccio. Wow, ci hai fatto risparmiare molto tempo. Impresa di costruzioni, Sam. Nessun lavoro è troppo grande o piccolo per noi. Chiamate ora per un preventivo. Wow, sembra un'offerta interessante. Non sapevo che avessi registrato uno spot. Ebbene sì, per avviare un'attività è necessario far conoscere il proprio nome. Un altro pezzo dell'organizer è fatto, mi piace molto. Non stai dimenticando qualcosa, Sue? C'è da saldare il conto! Ma certo, ti abbraccio volentieri. Ho così tanti compiti da fare, beh, da dove comincio? Ok, puoi farcela, Sam, concentrati! E Sam, stai bene? In tutta sincerità, Sue, ho passato momenti migliori... Ai! Grazie. Creiamo qualcosa per conservare gli appunti. Ottima idea, mi sento come se avessi appena fatto la ceretta. Beh, essere belli non è sempre facile, caro mio. Potresti fare un foro nella parte superiore di questo pezzo? Intanto farò altre scatole. Certo, sì, qualsiasi cosa è meglio che fare i compiti. Tutto pronto! Bel tentativo, ma devi ancora finire i compiti, vediamo se funziona. Si adatta perfettamente! Adesso dobbiamo incollarli insieme. Ragazzi, fate attenzione a non incollarvi le dita, eh?
una torre di Jenga. Giochiamo! Non ancora, Sammy. Siamo un po' occupati, ricordi? Questo è un gioco da tavolo, ma servirà per i tuoi appunti. Niente male, vero? Questo evidenziatore è finito, me ne serve un altro. Ma che diavolo? Sammy, che stai facendo? Dai! Scusami, ho troppa cancelleria e non so più dove metterla. Forse posso aiutarti. Ci serve qualcosa che li tenga insieme. E questo elemento colorato ci aiuterà. Pieghiamola con cura in questo modo. Ehi, è strano! Stavo seguendo le tue indicazioni, ma ho fatto comunque qualcosa di diverso. Adesso creiamo altre scatole. Ecco qui. Credo che possano bastare. Evviva! Ora posso mettere tutti gli evidenziatori all'interno. Ecco, proviamo. Ecco a te. Ce n'è un altro. Siu, ti andrebbe di fare i compiti al posto mio? Non ci provare, non ci casco più. Oh. Come può un piccolo innocente slime rosa avere così tanti compiti? Oh oh. Valanga! Siu, salvami! Stai bene? Oh, pensavo di essere spacciato, grazie. Dobbiamo creare qualcosa per tenere in ordine tutti i documenti e so come fare. Voilà! Sapevo di poter contare su di te. Dobbiamo piegarla a metà, proprio come una scatola per la pizza. Come vorrei che all'interno ci fosse una pizza. Ci serve della colla, Sammy. Puoi occupartene tu? Ma certo, sono sempre felice di aiutarti. Susie. Sei come una macchina incollatrice, non mi deludi mai. Per questo adoro lavorare insieme a te. Mi piace davvero tantissimo. Non credo che questo possa contenere tutti i miei documenti. Hai ragione, ce ne servono altri. Dobbiamo renderli più robusti. Questo cartone dovrebbe bastare. Dobbiamo metterne uno all'interno di ogni raccoglitore. Posso farcela, qui ci vuole il tocco delicato di uno slime. Ho finito il mio. Ben fatto, anch'io non avrei potuto fare di meglio. E questo è l'ultimo pezzo. Abbiamo tutto quello che ci serve per il nostro organizer. Evviva, adesso uniamo tutti i pezzi. Sei pronto, Sammy? Sarà molto divertente, ti sembrerà di giocare con un puzzle. Susan, sai che adoro i puzzle, non devi neanche chiedere, forza, cominciamo. Allora credo che ti piacerà molto. Guarda qui. Cosa farei senza di te? Sei sempre al mio fianco. Bene così. Ottimo. Questo ti darà sicuramente una mano con i compiti e questo pezzo deve finire nel raccoglitore di cartone. Ci serve una chiusura. Dov'è il velcro? Velcro? Non ho visto nessun velcro. Oh, Sammy. Aggiungiamo qualche decorazione pratica e anche qualcosa per il porta evidenziatori. Ecco qui. Wow, è proprio quello di cui ho bisogno, Siu. Sono contenta, ma non è finito. Che altro c'è? Beh, il clima freddo mi ha ispirato, sai? Wow, Siu, ti devo confessare che essa è la mia principessa delle nevi preferita. Sapevo ti sarebbe piaciuta. Guarda qui, niente più disordine. Questi sono i miei adesivi preferiti. Potresti mettere anche questi all'interno? Con piacere. Oh, Sammy, questo organizer serve a tenere in ordine le cose. Un'ultima cosa, ecco qui. L'organizer di Sam a tema neve è completo. Tornare a fare i tuoi compiti. Sapevo che l'avresti detto, finiamola con questa storia.
Che bel calduccio. Beh sì, ci vediamo dopo. Mi aspetta un altro doloroso giorno di scuola. Sammy, non puoi uscire con questo tempo. Ti congelerai, attento. Oh, dolce Susan, non c'è problema. Il freddo non mi disturba. Cosa? Che intendi dire? Ho con me il mio organizer a tema Elsa. Quindi che nevichi pure. Oh, ma certo, amici. Alla prossima. Ciao, ciao. Finalmente la casa è pulita. Oh, il mio piede! Ha detto sì, ha detto sì! Finalmente usciremo insieme! Cosa? Ma di che stai parlando, Sammy? Andrò ad un appuntamento con Elsa in persona! Non ho mai avuto un appuntamento prima d'ora! Sono così nervoso! È un bene che io sappia come calmare i tuoi nervi. Su, vieni con me! Cominceremo creando uno slime. Questo ti aiuterà a rilassarti. Cominciamo con questo bellissimo glitter blu. È così bello, che ne dite? Sembra fantastico, ma anch'io ho qualcosa da aggiungere. Ecco a te. Che idea fantastica, Sammy. Usiamolo subito. Che bel colore, ottima scelta. Sì, ti ho portato un pennello per mescolare i brillantini. Ecco a te. Grazie, sei sempre molto premuroso. Ora spargiamo bene i brillantini, così. Wow, che colore fantastico! Guarda un po' questo medaglione. Vediamo un po' cosa abbiamo. Aspetta, è la nostra Elsa! Davvero, Elsa, sei tu? Mi manca tanto! Mi spiace, ma serve per la creazione. Mettiamo la nostra Elsa qui. E lasciamo dei fiocchi di neve accanto a lei. In fondo è la regina della neve, giusto? Aggiungiamo anche queste bellissime perle. Proverò a metterne il più possibile. Alla fine ne abbiamo molte. Ehi, cosa c'è in questa borsa? Vogliamo controllare insieme? Wow, questi sono dei fard rosa, proprio nello stile di Elsa. Sono quello che ci serviva. Riduciamoli in briciole e aggiungiamoli allo slime. Molto bene, aggiungiamo questo fard. Ci siamo, versiamolo tutto. Questo colore si adatta perfettamente. E ora è il momento di stenderlo sullo slime. Oh, che cosa c'è qui dentro? È un'amica di Elsa, è un piacere conoscerti. Elsa ha un'amica, allora chiamo Roger. Così andremo tutti insieme a un doppio appuntamento e non sarò troppo nervoso. Oh, Sammy, tranquillo, sono certa che andrà benissimo. La cosa fondamentale è conoscere meglio la persona che si ha davanti. Aggiungiamo altri slime, guarda che meraviglia. Cominciamo con quello blu. Lo metto proprio qui. Rosa, adesso tocca a te. Ecco il posto perfetto. Ora è il turno del viola. Su, non essere timido. Ecco qui. E per ultimo, ma non meno importante... Ehi, immagino che ci stavi aspettando, eh? Hai perso la tua forza? Ma noi rimediamo. Sì, ho bisogno di un consiglio. Secondo te questa palette potrebbe andare bene per Elsa? Credo che lei preferisca i fiori e poi ci servono per il progetto. Va bene, allora devo andare a cercare dei fiori. Buona fortuna! Intanto mescoliamo tutto quello che c'è qui dentro. Ragazzi, alla fine tutto verrà mescolato, quindi sentitevi liberi di versarlo in un'unica volta, se volete. Continuiamo con la seconda parte della tavolozza. Gratta, 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 oh sì! Ora aggiungiamo la seconda metà degli ombretti alla miscela. Oh, guardate questo bellissimo e coloratissimo slime perlato che ho trovato! Assomiglia tantissimo alla luna! Voglio proprio aggiungerlo. Mettiamolo qui nell'angolo, è così morbido e soffice. Adesso vediamo un po' che cosa troviamo nella mia fidata scatola dei glitter, ragazzi. Wow! C'è veramente un sacco di roba qui! Beh, per Sammy non esistono limiti, quindi aggiungiamo tutto quello che abbiamo trovato.
Ho anche dei glitter liquidi di diversi colori. Diamo un'occhiata, questo blu è meraviglioso. Quello argentato mi ricorda una tempesta di neve. E quello rosa è semplicemente carinissimo. Aggiungiamone altri. Prima prendiamo quello rosa. Ecco fatto. Andrai qui accanto all'amica di Elsa. Questo colore le dona molto, vero? Poi abbiamo un posticino anche per quello blu nell'angolo, mentre lo slime viola si inserisce qui, proprio quello che ci serve. E se io pensi che ad Elsa piacerebbe questo cappello? Sammy, non è un cappello, è argilla e la useremo per dare consistenza allo slime. Modelliamola per bene e poi aggiungiamola al mix. Benissimo, è perfetta. Di questo è una delle ultime tendenze. Non ci pensare, lo indosserai quando la mia laurea in moda sarà scaduta. Ed ecco qui come usare l'argilla. Ho trovato un'altra scatola, questa è un albero di Natale. Guarda, c'è l'altra amica di Elsa. Ciao, piacere di conoscerti. Abbiamo un posticino per te e per i tuoi amichetti. Ed ecco una pioggia di paillette. Woohoo! No, sono veramente nervoso, spero che il gelato mi calmi un po'. Ehi! Aspetta, credo che ci sia qualcosa qui. Wow, che bello, è proprio quello che ci serve. Versiamo questi fiocchi di neve accanto ad Elsa. Le nostre ragazze sono tutte qui. Wow, hai visto? Questi brillantini sono bellissimi. E guarda che fantastica borsa a forma di cuore. Come vorrei stringerla tutto il tempo, è proprio carina. Diamo un'occhiata. Wow, un'altra palette di ombretti, che bei colori. Amici, sapete cosa fare per aggiungere questo ombretto al nostro slime, giusto? Cominciamo con il mio colore preferito, il rosa. E adesso tocca al bianco perlato. È così friabile. Rosa e bianco, che bell'abbinamento. Ora è il momento del viola. E poi del lilla. Mescoliamoli bene. Le metteremo nell'angolo viola qui. Wow, Siu, che prepari? Una lasagna? Au, ehi, au, Siu, ma che cos'è? È argilla. Aggiungiamola allo slime per modificarne la consistenza e renderlo molto più elastico. Ma prima di tutto la schiacciamo per bene, così. Ecco fatto, non dimentichiamoci che abbiamo anche altri colori. E adesso il lucida labbra, lo mischieremo con l'argilla per ottenere una luminosità extra. Useremo questa piccola spatola, così. Lo spalmo sull'argilla, lo strato deve essere ben spesso. Ed ecco qui, mettiamo anche qui qualche altro fiocco di neve, voilà! Sì, ho da fare un viaggio, se vedi Elsa dille che mi dispiace. Un momento, smettila di cercare scuse. Tranquillo, andrà bene l'appuntamento, fidati. Guarda un po' che cosa abbiamo qui. È un intero set per il trucco. Ci sono ombretti, glitter e fard, fantastico. Useremo subito il lucida labbra rosa. Guarda com'è luccicante. Lo spargeremo sull'argilla rosa, proprio come abbiamo fatto con quella blu. Ed ecco una tonalità di rosa più chiara. Useremo anche questa. Sembra delizioso, mi ricorda proprio un gelato alla fragola, gnam gnam! Ed ecco un lucida labbra viola, davvero bello! Aggiungiamolo al ciondolo del coniglietto, così. Oh, abbiamo un sacco di ombretti qui, non riesco a sceglierne, soltanto uno, prendiamoli tutti! Incredibile, vero? È il momento di versare il tutto sulla nostra argilla. Bello! Quando pensi che sarà pronto, sono stressato! Aspetta ancora, manca solo un ultimo passo. Ok, ma per favore sbrigati! Brr, che freddo! Sembra quasi di sentire una bufera. La sentite anche voi, amici? Decoriamo tutto con dei fiocchi di neve. Il nostro Sammy ha bisogno di calmarsi un po', quindi li utilizzeremo tutti. Spargiamoli bene. Woohoo!
Amici, guardate che magnifica composizione che abbiamo! Ecco dei fantastici fiocchi di neve, magnifici brillantini, Elsa e i suoi amici! Faremo il più grande slime di sempre! Non vedo l'ora, ragazzi! Siamo quasi pronti per lo squash! Yee-hee! Ok, Sue, puoi farcela! Amici, ci siete? Cominciamo con questo bordo! E poi al centro! Wow, com'è elastico! Ora non possiamo tirarci indietro, questo sarà un vero e proprio allenamento! Dico sul serio, è così piacevole al tatto! È lo slime più squishy che abbia mai fatto! Questa volta ho davvero superato me stessa! Sammy sarà impressionato! Ma cosa abbiamo qui? Oh, è un coniglietto, che dolce! Impastiamo ancora meglio! Wow, sembra così morbido! Fai strada, Sue, sto arrivando! Hai ragione, Sue, è molto rilassante, niente mi preoccupa più! Oh no, Sue, mi sono incastrato! Per favore, aiutami! È così che finisce la storia di Sam! Oh, grazie, sono veramente rilassato e pronto per l'appuntamento! Sammy, sei qui? Ciao, ti stavo aspettando, non essere timida, entra pure! Oh, Sammy, hai preparato tutto questo solo per noi? Ah, sì, ho anche preparato un'intera pentola di cibo per me e per te. La cena è servita, Vostra Maestà. Ecco a voi. Sembra esotico, che cos'è? Oh, beh, È uno slime. E Sam ci ha lavorato tutto il giorno per lasciarvi a bocca aperta, guardate. Wow, adoro gli slime. Posso impastare anch'io? Ma certo che sì. Wow, è così squishy. Non ho mai visto uno slime così bello prima d'ora! Sammy, non pensavo che avessi così tanto talento! Questo slime è fantastico! Grazie, Elsa! Amici, se anche a voi piacciono, dateci un pollice in su e iscrivetevi al canale! Ciao, ciao! Adesso mi serve una zampa di gallina! Oh. Beh, anche una zampa d'anatra andrà bene! Butta tutto qui, grazie! Poi, un paio di lacrime di unicorno! Una, due, qualcuno in più non farà male. Ora mi serve un cucchiaio molto grande. Scacchi e pedine. Oh, grazie. Allora, scacchi e pedine. Petardi di slime. Ok, siamo proprio sicuri? Va bene, Elsa. Allora andiamo subito al sodo. Oh, succede qualcosa, davvero? Sì, sono fantastico. Sono incredibile. Mago, smettila o distruggerai tutta la casa se continui così! Che sta succedendo? Guarda tu stessa, la mia magia fa miracoli! Abbiamo una nuova bambola Elsa? No, è sempre la stessa, le piacciono così tanto i nostri video sulle bambole di carta che ha deciso di provare una beauty box di carta! Allora ho preso la palla al balzo! Wow, allora mentre tu lavori agli incantesimi vado a giocare con lei! Cosa? Senza di me? Ma dai! Ciao amici, siete pronti per un altro fantastico video sulla trasformazione delle bambole di carta? Andiamo al sodo, Sue, qual è il primo piatto di oggi? Vediamo! Wow, una meravigliosa maschera idratante! Guarda che bel cerbiatto, molto principesco! Passiamola molto bene sul suo viso! Elsa, sei già cambiata, assomiglia a Sven! Sto bene, che è successo? È stato Sven ad apprezzare la tua battuta sui cervi. Penso che sia sufficiente. Togliamo la maschera e mettiamola al suo posto. Qui dalla parte opposta abbiamo dei patch per gli occhi e per le labbra. Che tra l'altro sono incredibilmente efficaci, verificato dal vostro slime. Sammy, ti sta davvero bene. Lo so. In questo modo Elsa avrà delle bellissime labbra molto curate. Oh, guardate! Hanno una fantasia particolare queste patch. A proposito, ragazzi, se non vi siete ancora iscritti al canale, dateci un pollice in farlo su. Adesso. Sì. Penso che sia sufficiente, togliamoli. E adesso useremo dei tovaglioli di carta per rimuovere i residui sul viso.
Mi raccomando, movimenti delicati. Oh, ti fa il solletico. Ah, non vede l'ora, no, di scoprire il prossimo trattamento di bellezza. Secondo me sei tu quello impaziente. No, no, ok, lo sono, lo ammetto. Ora che con la skincare abbiamo fatto, occupiamoci del trucco. Prendo l'acqua micellare, ne verso un po' su un dischetto e strofino il viso, il collo e la zona del décolleté. Oh no! No, 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 stai tranquilla. Fate largo a un esperto, è tutto chiaro, la crema cervo per l'acne ti aiuterà. Per fortuna ce l'abbiamo. Non sapevo che i cervi avessero l'acne, sai? Ok, prendiamo del cotone morbido e puliamo ancora una volta il viso. Grazie. Visto, non c'era niente di cui preoccuparsi. Usiamo un tonico morbido per fissare bene. Non puoi stare più attenta, non mi piace essere afferrato in questo modo. Cosa, Olaf? No, hai preso uno slime rosa. Ok, Sammy, sei proprio un piccolo burlone. Andiamo avanti. Oh là là, guarda quanti pennellisci sono qui, è il paradiso degli artisti. Per gli ombretti usiamo questo. E adesso decidiamo quale colore usare, verde forse? No. Se vuoi che Elsa passi per un troll di pietra, il verde andrà benissimo. Se no il rosa è il colore perfetto per tutte le stagioni, ah beh che modi! Sembra che la nostra modella sappia esattamente cosa vuole. Ho la tavolozza giusta. Wow, gli ombretti non sono mai troppi, vero? Cominciamo con questa tonalità più chiara e poi finiamo con quella un po' più scura. Ora prendiamo un pennello più sottile per evidenziare gli angoli delle palpebre. E a proposito, qui abbiamo anche alcuni ombretti glitterati. Continuiamo con il fard, ecco un pennello adatto, nel nostro beauty case abbiamo un bel numero di illuminanti, credo ci basteranno. Un paio più leggeri i movimenti, così, e guardate com'è diventata bella. Ehi, un momento, ci sono rimasti solo pochi prodotti da provare, non è possibile! Sammy, non essere triste, abbiamo ancora un sacco di roba con cui giocare. Ad esempio questa speciale crema per il contorno occhi, ci aiuterà a fissare il trucco. Oh, che ne dici delle ciglia finte? Amici, state con noi? Oh, guarda quanto rossetto, ma perché è tutto blu? Monsieur Magnifique, che succede? Non riconosci i prodotti di bellezza? Accidenti, ho quasi perso il mio travestimento! Soltanto la confezione è blu, il rossetto è di questo colore. Oh, che colore stupendo, applichiamolo subito! Intanto ammorbidiamo e idratiamo un po' le labbra di Elsa. Fantastico! Meglio prendere questo per il trucco da giorno, quello rosso è troppo luminoso. Hai ragione. Ed eccoci qui. Questo lo mettiamo al suo posto e passiamo alla fase finale. Fissare il trucco. No, 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 ti dirò io quando potremo dire voilà, eccoci qui. E ti ho detto eccoci qui, Sue, prendine un po'. Che idea incredibile, Sammy. Lo so, tutte le mie idee sono grandiose. Il tocco finale e il gioco è fatto. Ragazzi, volete vedere un tutorial passo passo su come realizzare un beauty case così? Restate con noi! Ancora un po'! Perché è così pesante? Sammy, che stai facendo? Abbiamo già girato la scena del calderone! Ma che ne sai? Fammi prendere il mio cappello e ti mostrerò! Ah! Oh, accidenti! Adesso ti mostrerò tutto! Scarafaggi e ragni, slime e petardi! Petardi cosa? Forza, cominciamo il progetto, su! Sì, va bene, intanto prendi questo. Tu potresti aiutarmi un pochettino? Non più di 3 gocce, Sue. Perché 3? Beh, ok. 1, 2 e 3. Ok, fatto. E adesso che succede? Wow, questi sono tutti gli elementi del nostro beauty case. Non devi ringraziarmi, credo che anche questo pezzo sia perso. Ringrazio la nostra stampante a colori che funziona benissimo. Ci saranno 4 sezioni con prodotti di bellezza. Quindi, stavo dicendo, ci saranno 4 sezioni e la prima conterrà... Tutto l'essenziale, una maschera idratante, patch per occhi e labbra, devo dire che mi piacciono. Abbiamo capito, perché è così vuoto? Mi spiace, volevo solo rilassarmi, ho dimenticato di rimetterla a posto. Sammy, da questo lato abbiamo le patch per occhi e labbra. Anche questo è vuoto? Sul serio, lei che cosa ha detto? E tu che cosa hai detto? E hai... Devi metterli sotto gli occhi, questi. Questa signora
potrebbe almeno terminare la procedura, no? Capisco. Un cactus con labbra carnose, questa è una novità. Ma dai, i ricercatori del TBW la cantano spesso. Oh, bel cactus, sei il migliore che abbia mai visto. E prosegue così. Non dirmi, che cavolo, esibirmi è molto faticoso. Ecco perché dovremmo sempre avere a portata di mano i fazzolettini, li mettiamo qui. Adesso l'acqua micellare e le spugne vanno nella metà a sinistra, il tonico e la crema a destra. E il cotone soffice. Hai ragione, solo che questo non ci serve, così è meglio. Ti dico che tutto si piega dentro e fuori come in un gioco interattivo, capisci? Eh? Susie, che sta succedendo? Non capisco! Dovrebbe esserci altro qui! Oh, devo aver confuso qualcosa, è questo? Sì, non mi prendi in giro! Dai, dammi un minuto! Abbiamo un piccolo intoppo tecnico, prendiamoci del tè! Questo è il pezzo principale per gli ombretti e lo specchio. Su questo lato ho incollato un'altra tavolozza e adesso affrontiamo la parte interattiva di cui il nostro Sam va tanto fiero. Hai già finito? Quasi, devo solo mettere i pennelli al loro posto, ecco qui. Ecco, questo è ciò di cui vi parlavo, guardate quanti prodotti. Wow, è interessante, devo assolutamente averlo, Sammy. Accidenti! Questo beauty case è così bello che ne vorrei uno anch'io. Ecco la crema per il contorno occhi, la spugnetta e il balsamo. E anche le ciglia finte, Susie, come sto? Attento a non sbattere troppo le palpebre o vanno via. Ci rimangono rossetti e credo basta, il cuore sul tappo indica il colore. Il mio preferito è questo qui. No, il mio invece è questo qui rosa. Ragazzi, che cosa vi è piaciuto di più della creazione? L'avete già dimenticata? Allora ricontrolliamo. Se volete prendervi cura della pelliccia di peluche, rimanete al centro. Venite da me, uno alla volta. La mia assistente distribuirà le bende per gli occhi. Quindi Elsa ha bevuto una pozione per giocare con i cosmetici di carta e il resto è semplicemente venuto fuori? Ma cavolo, impacchettiamo tutto, siamo stati scoperti! Tranquilli ragazzi, tutte le Elsa si sono divertite. Se anche a voi è piaciuto il video, dateci un pollice in su e iscrivetevi. E chiedete ai vostri amici di abbonarsi, che ne dici di provare a trasformarti in Susie di carta? Oh no, non ci provare! Forza, a voi piace? Potrei trasformarvi in spettatori di carta, eh? Ciao! Ci siamo già passati, non potete sempre litigare, dovreste vivere in pace! Non faremo mai pace, mai! E Sam, che cosa hanno quelle bambole? Non sono bambole, sono oggetti da collezione in edizione limitata! Edizione limitata? Se lo dici tu, puoi dirci qual è il problema? Sì, ce lo dici? Le bambole, intendo gli oggetti da collezione, condividono una stanza, ma le cose tra loro sono complicate! Così non andiamo da nessuna parte! Elsa è una regina delle nevi, il gelo è un po' la sua specialità. Vuoi un'altra casa, Peach? Mi prendi in giro, certo! Allora so esattamente che fare. Su, andiamo! Stiamo per costruire una casa per le bambole barra oggetti da collezione. Avete sentito? È il vostro giorno fortunato! Cominciamo coi muri, stavolta useremo il cemento. Ci servirà una finestra e questo sembra un buon posto per metterne una. Sammy, ci aiuti? Mi spiace, signore, ma il lavoro mi chiama. Così non va bene, queste pareti sono troppo banali. Mi piace quando ti cali nella parte. Sì, l'altro lato deve essere blu. Signor sì, signore, subito, puoi contare su di me. Bisogno di dare un'occhiata agli oggetti. Sta davvero prendendo forma, sono impressionato. Ma non vedo alcun posto dove le ragazze possano dormire. Siamo già passati al design di interni, questo è il mio momento, che aspettiamo? Le bambole avranno bisogno di un posto davvero accogliente per dormire bene.
Questo sarà il nostro materasso, che ne pensi? Samantha, onestamente non è molto confortevole. Tranquillo, tra poco lo renderemo molto più accogliente. Useremo questa argilla. La sistemiamo per bene. Ed ecco qui. Pronta. Ah, ma che idea bellissima! Non penso che questo colore vada bene per Elsa, quindi ne sceglierò un altro. Ragazzi, che ne dite di una sfida? Sam, non vogliamo gareggiare, lo stiamo facendo per te. Dov'è il vostro senso dell'avventura o del divertimento? Qualcuno ha detto competizione? Allora è meglio che mi sbrighi. Questo è lo spirito giusto, sì, o almeno qualcuno lo prende sul serio. E questo è il risultato. Aggiungiamo qualche decorazione. Avremo bisogno di un bel lenzuolo caldo. Potresti usare questo, con permesso. Sarà bello morbido. Questo è decisamente meglio del mio letto. Significa che è il sigillo di approvazione di Sammy? Stai aiutando Sue? E io? Mi dispiace, ma lei ha bisogno di tutto l'aiuto possibile. Ho sentito chi hai detto, tu e le tue battute. Ci servirà una testiera per il letto, ma che forma dovrebbe avere? Lasciami pensare. Sì, che cosa piacerebbe alla principessa Peach? Una pesca, esattamente quello che ci serve. Cosa? Vuoi una pesca? Ok, ma io preferisco la pizza, anche se potrei provare a mangiare della frutta, sì. Wow, madre natura sarebbe orgogliosa di te. Stendiamola bene. Adoro questo colore, lascia che ti aiuti. Sembrerà come appena raccolta da un albero. Sono certa che Peach sarà davvero contenta. Io ho fatto la mia parte, ora tocca a te. Hai hai, capitano. Sono davvero senza parole. Adesso farò qualcosa di davvero speciale. A me gli occhi. Hop. Ecco che cosa intendo per vera creatività, ottimo lavoro. Mi aiuti a dipingerlo? Certo, amo dipingere. Fantastico. Ho tutto sotto controllo. Susan, qui ho finito. Anch'io, guarda. È stupendo, ma ho fatto qualche miglioramento. Possiamo aggiungere anche più dettagli. Ora, questo va qui. Adesso farò un bel cuscino per Elsa. Ovviamente dovrà essere confortevole. Mettilo qui, Sue, sbrigati. È molto meglio del mio noioso vecchio cuscino. Ehi, ma che succede? Aspetta, cosa, Sue? C'è un secondo letto? Esatto. Elsa ha una sorella, magari anche ad Anna piace fare i pigiama party. Wow, pensi a tutto in anticipo, ma abbiamo ancora tanto da fare, non possiamo rilassarci. Dobbiamo fare le camere da letto. Certo, e devono essere perfette, sono pur sempre delle principesse. Tranquillo, facciamo uno scaffale qui, così Peach potrà mettere tutte le sue cose. Esatto, fiori, libri o foto di Mario. Esatto, o forse anche le sue tiare da principessa o altri oggetti. Ottima idea, Samantha. Ho trovato, dovremmo fare una sveglia per Peach, lei sì che è una vera dormigliona. Ottima idea, forse dovremmo farne una anche per te. Sai che brontoli sempre quando ti svegliamo? Lo sapete che non sono un tipo mattiniero, dovreste essere abituate. Certo che sì, Sammy. Ecco perché al mattino ci teniamo a distanza di sicurezza da te. Su quello scaffale dovrebbero andare più cose. Sì, ecco qui una sveglia e altri oggetti. Un bel ritratto di Mario e la mia pianta carnivora preferita. Stavo pensando che avremmo bisogno di qualche scala. Ovviamente ci ho già lavorato. Beh, questa è molto meglio della mia idea. Stavo per usare un trampolino. Sarebbe stato divertente. Ecco qui, le nostre scale sono pronte. Ora le bambole possono raggiungere i loro letti. Vedete? Samantha, ma le nostre bambole dove
dove metteranno i loro vestiti. Ci avevo già pensato, guarda. Ho fatto dei cassetti. E adesso farò una lampada da comodino. È piuttosto facile. Qualche altra perla? E abbiamo finito. Io e Samantha sono due professioniste. Mi aiutano sempre nei progetti. Potreste immaginarle come mie assistenti. Hai sentito? Adesso siamo le sue assistenti. L'ho sentito chiamare Roger in molti modi ben peggiori. Sammy, mi aiuti? Non possono fare nulla senza di me. Abbiamo tutto questo grazie solo a me. E anche questo, amici, dateci tanti pollici in su. Me li sono meritati, in fondo, non pensate? Sei sempre così umile, Sammy. Ora creiamo una stanza dello svago per le bambole. Non credo possano farne a meno. Manca solo il popcorn. Mi sa che mi sta venendo l'acquolina in bocca. Samantha, cosa viene adesso? Penso che farò una cucina. Questo è il nostro bancone. Forza, rendiamolo più luminoso. Ora sì che ragioniamo. Samantha, potresti occupartene anche tu? Ottima idea, Sammy. Permettimi soltanto di aggiungere qualche dettaglio. Tutto questo lavoro manuale mi sta davvero facendo venire fame. Lo chef Samuel è in cucina, dammi un secondo, è quasi tutto pronto! Esatto, il fungo servirà tutto, molto bene, lasciamolo bollire! Grazie per la ricetta, chef! Ogni chef ha bisogno di un posto dove conservare i suoi ingredienti freschi, giusto? Lasciate fare a me! Oh, interessante, cosa c'è dopo? Questo profuma di buono, guarda quel frigo! Ora possiamo aggiungere qualche ritocco finale e mostrare alle principesse la loro nuova casa. Fai attenzione con quel pezzo, è importante, mi senti? Ottimo lavoro! Rullo di tamburi! Ed ecco il risultato finale! Dammi il 5, sì! Abbiamo fatto un ottimo lavoro oggi, le bambole sembrano davvero felici. Sì, Samantha, abbiamo un problema. Cosa c'è che non va? Ken e Olaf stanno litigando, vogliono anche loro una casa tutta per loro. Ma non è un grosso problema, possiamo pensarci noi. Sei pronta, Sue? Certo, andiamo! Dove stai andando, amici? Iscrivetevi al canale e lasciate un like, a presto! Ciao, ciao! Adoro la nostra nuova casa, anche io saremo le migliori coinquiline di sempre. Io e Samantha andremo finalmente a una festa di compleanno a tema Frozen. Che bello, non vedo l'ora! Visto che abbiamo un po' di tempo a disposizione, potremo iniziare a ballare adesso. Siete già pronte? Oh, Sammy! Sammy, non dovresti spaventarci in questo modo. Dove sono i regali? Io non vedo niente. Tranquillo, realizzeremo dei cosmetici ispirati ad Elsa. Volevi dire ispirati ad Anna? No, Elsa, Anna! Non potreste fare dei regali ispirandovi ai due stili? È una giornata così bella, non c'è bisogno di litigare, giusto? Assolutamente no, è una sfida. I regali in stile Anna sono più cool. Sbagliato, lo stile di Elsa è migliore. Vuoi scommettere? Cominciamo. Ti mostrerò come fare i regali giusti. Ed ecco Samantha che prende il comando. Sapevate che l'acqua può ricordare le cose? Non ci credo, allora parlami un po' di quest'acqua, sono curiosa. Ok, scopriamolo. Non fare rumore, ho bisogno di silenzio. Sto perdendo la pazienza. L'acqua che hai versato mi ha detto che vuole tornarsene a casa, su! Ferma, ti rovinerai il mio progetto. Non posso assolutamente perdere.
Tutto qui, il tuo balsamo per le labbra sembra davvero banale. Ho cominciato adesso, creerò delle decorazioni con l'argilla. Ho già capito che vuoi fare, tieni, ti serve questo. Sto provando a modellare Sam, cioè Olaf. Devo dire che oggi si somigliano. Non è giusto, stai cercando di portare il nostro piccolo giudice dalla tua parte. Gelosa? Perché non fai come me? Vieni qui, ti do un caldo abbraccio. No, non pensarci neanche. Sembra che tu stia un po' esagerando. A proposito, il mio balsamo somiglia un po' a lui. Che bel tipetto! Ehi, potrò anche somigliare ad Olaf, ma non mi sto ancora sciogliendo. Ups, non è vero! Bottoni, proprio quello che mi serve per il pupazzo di neve. Uno slime è in pericolo, mi sono caduti i bottoni. Hai solo bisogno di rinfrescarti. Il nostro slime si è un po' surriscaldato. Grazie, così va meglio. Il balsamo per labbra con Olaf sarebbe un perfetto regalo per Anna. Per adesso, ma Elsa può fare ancora di meglio, vedrete. Sammy, mi dai una mano? Ho un compito per te. Sì, dammi solo un attimo, ho ancora un po' di freddo. Lascia prima che mi riscaldi. Ok, ti aspetto. Eccomi, lascia fare a me, lo mescolerò per bene. Ecco qui. Upsi, forse ho esagerato un po'. Non preoccuparti, è esattamente quello che mi serve per la mia idea regalo. Ci metterò sopra il sigillo di Elsa, tanto per dimostrare la mia tesi. Ma dai, il tuo balsamo per le labbra è assolutamente banale, niente in confronto al mio. In realtà non ho finito, ho una custodia che sembra un cuore di ghiaccio. Amici, dateci un pollice in su se volete vedere i migliori cosmetici. E congelati, su! Allora che te ne pare? Sammy, non congelare niente, mi serve ancora così. Piuttosto fammi aggiungere del colorante, su. Non dimenticare i brillantini. Forse avremmo dovuto decorare anche te, portarti come regalo. Sono allergico ai brillantini, acciù! Samantha, dove sei andata? Sam, potresti aiutarmi a raffreddare un po' quest'acqua? Mi servi tu. Ok, segui i miei ordini e congelati! Mi senti? Grazie, ora possiamo unire le due metà del cuore ghiacciato. Vediamo di completare il lavoro, congelati ancora. È meglio che lo metta in freezer. Non posso perdere, questa volta farò un regalo molto più bello. Ciao, posso unirmi a te? Certo, mi piacerebbe molto. Mi piace moltissimo creare qualcosa, ora guardami, la farò diventare bellissima. Ehi, che succede qui? È stata un'idea di Sam, davvero, io sto solo dipingendo. Mi hai tradito, hai fatto un torto al giudice. Ok, risolvete la questione tra voi, io disegnerò le mie renne, la principessa Anna ama le renne. Wow, è ancora più bello di quanto immaginassi, comunque nessuno è paragonabile a me. Tranquilla, sì, io troverò qualcosa di carino anche per te. Non questo, ops, no, neanche questo, no. Ombretti volanti potrebbero diventare un ottimo regalo. Sarebbe interessante vederti provare a battere le mie renne, vai pure. Cosa? Ghiaccio? Siu, stai usando di nuovo la magia? Cosa cantava Elsa? Il freddo non mi ha mai dato fastidio. Ed ecco la base per la mia palette ispirata ad Elsa. Fai un restyling anche per me, per favore. Certo, Sammy. Guardatemi tutti, sono il re della neve. Sono sicura che tutti ameranno i miei ombretti coi fiocchi di neve. E il mio regalo è quasi fatto. Permettetemi di aggiungere alcuni dettagli molto importanti. Samantha, hai rovinato la creazione di Siu, non stai giocando lealmente. Non tirarmi popcorn. Fermati o ti dovrò penalizzare. Ehi, è davvero buono. Va tutto bene, tranquillo, posso sistemare io il tutto. La magia di Elsa ha trasformato i popcorn in magnifici strass. E adesso ti congelerò, torna qui. Ridammelo, hai già preso l'unico specchio. Ehi, smettetela, così lo romperete, basta. Dovete essere... Acciù, torno subito, acciù, ma è terribile, acciù. Mi spiace. Aspetta, potrei davvero trasformare questa spugnetta e farla diventare un regale? Bene, chi è l'esperto creatore adesso? Acciù, non ti preoccupa che io starnutisca così tanto. Stavo aspettando che tu finissi e apprezzassi la mia idea. Lasciate che vi mostri un trucco. La mia spugna sembrerà una carota. Acciù! Guardate chi è questo simpatico coniglietto. Non esistono gli slime coniglietti.
Hai ragione, oggi interpreti Olaf, me ne ero dimenticata. Magari ti piacerebbe comunque un naso a carota? È come se un'ape avesse punto il mio bel nasino, accidenti, Anna. Sono sicura che la mia spugna verrà molto meglio. Elsa una volta ha costruito un pupazzo di neve vivo. Non dovrebbe essere così difficile, no? È questo il tuo Olaf, devi impegnarti di più. Ho appena iniziato, aspetta di vedere il risultato finale. Sammy, dove sei? Sono nel bel mezzo della creazione. Eccomi, beh, per adesso la nostra competizione è in parità. Sei arrivato in tempo. Questi pezzi staranno benissimo sulla mia spugna, guardate che bel regalo. Ok, bene, i regali in stile di Anna saranno comunque i migliori. Questo no, questo nemmeno, no. Ehi, smettila di lanciare roba! Ci sono quasi, aspetta. Dove siete finite? Come faccio a giudicarvi? Voilà, ecco la base per la mia creazione, un pennello da trucco. Dammelo, ti multerò per aver attaccato il giudice, forza! Sammy, cambierai idea quando vedrai il mio regalo. D'accordo, per adesso lascio la spazzola qui, ma vi tengo d'occhio. La principessa Anna ama i dolci, perciò voglio creare una spazzola fatta di caramelle. Ottima idea per un regalo originale. Farò finta di essere Babbo Natale e ti aiuterò. Siu, vuoi provare? Forza! No, non se ne parla, ho in mente qualcos'altro per la prossima festa. Congeliamo questo pennello intanto. Wow, ha funzionato! Devo soltanto dipingere l'impugnatura con dei colori simili al ghiaccio. Ti aiuterò a mescolare il tutto, i dettagli sono quasi pronti. Au, chi è? Ehi, non vedo niente! Molto strano. Sì, ho finito, tieni, puoi prenderlo. Grazie, c'è qualcosa che non mi convince qui. Ora sì che si ragiona, mi piace molto di più. Ecco come funziona la magia. Come ti pare, i miei regali sono comunque migliori. No, i miei sono meglio, Sammy! Sammy, salvami! Questa sfida è andata fuori controllo. Che cos'è stato? Dove sono finite tutte le creazioni? Sammy, le hai nascoste? Ti prometto che non litigheremo più, dai! Calma, le ho tutte sistemate in un unico posto. Allora, Sammy, sei pronto per andare alla festa? Certo, vi stavo aspettando entrambe, allora come sto? Alla grande, siamo tutti pronti. Hai sbagliato di nuovo, questo è il biglietto che useremo, vedi? Eccoci, risiamo, amici, vi sono piaciute le nostre creazioni, allora dateci un pollice in su, ci vediamo! Ehi, Sammy, prova a prendermi! Elsa, dove sei? Ah, vuoi una sfida a palle di neve? Allora stai in guardia! Mancata! Ancora! Oh no! Hai scatenato una tempesta di neve! E va bene, piccolo slime, te la farò pagare! Ah, ma di che stai parlando? Non capisco! Sto per usare la magia di Frozen! No, non quella magia, per favore! Cosa? Come hai fatto? Se riesci a fare apparire un pupazzo di neve, forse potresti creare anche una pista per gli slittini. Non l'ho mai fatto prima, ma posso provarci. Collina neve scivolare, io desidero. No, non funziona. Non credo di essere in grado, voglio andare a casa. Ma non ho una casa, il mio castello è veramente lontanissimo. Ciao ragazzi, cosa c'è che non va? Perché Elsa piange? Voleva tornare a casa, ma si è ricordata che il castello è lontano. Non è un problema, dai. Davvero? Vuoi dire che hai qualcosa in mente? Bene amici, costruiamo un castello per Elsa. Come potete vedere ho già scelto le strutture delle pareti. Fantastico, vedo che hai anche lasciato dello spazio. Dai, non preoccuparti, sto bene.
Sammy, fa attenzione, mi serve il tuo aiuto oggi. Ok, il pavimento è fatto. Usiamo un po' di magia del montaggio video e possiamo cominciare con le pareti. Qui manca qualcosa, fammi pensare. Dei telai per le finestre, brava, sì, ben fatto. Sono in grado di leggere i tuoi pensieri, sai? Intanto comincerò a occuparmi dell'arredamento. Come sai, sono un professionista. Qual è il primo? Un frigo. Coloriamolo di blu. In questo modo si abbinerà al nostro inverno. Un frigo è fantastico. La ragazza dovrà pur mangiare, giusto? Dovremmo anche ricordarci dell'attività fisica. Un filo! Davvero, ma perché? Per fare le maniglie. Eccone una ed ecco anche l'altra. È geniale! Ehi, Elsa, vieni a dare un'occhiata. Elsa, riesci a sentirmi? Abbiamo fatto un frigo. Che hai detto? Beh, non lo sapremo mai. Va avanti, Susie, queste sono per il frigo. Wow, Sammy, ma quanti fiocchi di neve hai? Sono tantissimi. Bene. A proposito, non possiamo lasciare il frigo vuoto, o sbaglio? Certo che non possiamo, il grande chef Samuel è già al lavoro. Guarda un po' qui. Manca qualcosa, ma cosa? Mentre cucini posso farmi le unghie. Che hai detto? Ma certo! Mi spiace, Susie, ma la torta ne ha più bisogno. Va bene. Fate largo. Perfetto, direi di nasconderla, sarà una sorpresa. Ora continuiamo con l'arredamento. Bene, bene, 120 santi slime. Chiaro, no? Santi slime? Si tratta di una nuova unità di misura? Sì, l'ho appena inventata. Sembra che calzi a pennello. Bravo, Sammy. E intanto realizzo un rubinetto con un pezzo di cannuccia e alcune perline. Oddio! Pattinare è così divertente! Forse ho usato troppo, mi gira la testa. Ora sto bene. Sono contenta di sentirlo. La cucina andrà qui. Qui invece ci sarà una bella mensola per tazze e piatti. Ecco qualcosa di dolce. In questo modo la piccola Elsa non soffrirà la fame. Ehi, sì, potresti posizionare le dita come se fossi un fotografo? Certo. Non qui, spostati. Così sì. Che stai facendo? Ecco, quello sarà il posto giusto per il divano. E credo sia il momento giusto per assemblarlo. Fantastico, tu ti occuperai della base mentre io dei sedili e dei braccioli. Ecco a te, Sue, così puoi continuare a lavorare. Agli ordini, capitano. Usiamo un po' la magia dell'editing, ha funzionato alla grande. Non mi dispiacerebbe avere lo stesso divano tutto per me. Aggiungiamo un po' di decorazioni, queste gemme sembrano magiche. Ed ecco pronto il divano. Ora occupiamoci del secondo piano. E vedo che senza di me non si può fare nulla, Beh, non ringraziarmi. Sì! Ecco le scale, un vero capolavoro, giusto? Le nostre scale andranno proprio qui. Susie, ho terminato. Sì, tutto perfetto, Sammy. Oh, so già che stanza ci sarà qui, un bagno. La piccola Elsa merita il bagno più bello di sempre. Allora, che ne dici, Sammy? Sì, io come sempre dico, mi piace la tua creatività. Ma non dovremmo mai dimenticare anche la funzionalità. Ecco, una cannuccia per la doccia. Ottimo, lasciami regolare la dimensione e aggiungere qualche piccolo dettaglio per farla sembrare vera. Anche qui ho fatto un ottimo lavoro, ecco, un lavandino è indispensabile in ogni bagno. Giusto per lavarsi i denti e il viso ogni giorno. Ora mettiamo il WC qui. Sì, anche le principesse ne hanno bisogno. Davvero, amici, lo sapevate? Beh, in tal caso sono pronto a dare una mano. Wow, grazie Sammy, che velocità! Sarà molto più confortevole vivere in un castello di ghiaccio con un bel tappeto morbido a terra e delle calde pantofole. Il bagno della regina è fatto. Ora ci occupiamo della camera da letto. La principessa dovrà avere un letto incredibilmente regale e lussuoso.
che cosa le manca? Dei brillantini! Oddio, aspetta un secondo, vai il muro! Eccolo, volevo solo che fosse perfetto! Ho fatto questa enorme finestra, la vista è stupenda! Scusi, signore, è in arrivo un materasso accogliente! Sammy, dove sono il resto delle decorazioni? Ah, è così morbido! Non è perché... Anche la biancheria per il letto di Elsa sarà regale, blu luccicante, uno stile inverno. È tutto stupendo! Elsa, mi dispiace interromperti, ma abbiamo quasi finito col castello. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, qui e lì. Spiegami ancora una volta. Elsa è Elsa o la bella addormentata? Sono confuso. Avanti, portate tutto qui, ragazzi. Che stai facendo? Mancano delle pareti, non ci hai fatto caso? Dai, portatelo qui. No, sì, è il posto giusto. Ora mettetelo giù. Oh, la mia fetta è bellissima, vieni a vedere, Sue. Ma è bellissimo, Sammy, l'hai fatto tu? Sì, lo so, sono bravo, ora abbiamo bisogno di più decorazioni. Sono già al lavoro, capo. E voilà, super. Alla fine occupiamoci della stanza degli ospiti, cominciamo con la poltrona. Lo schienale è sempre molto facile da realizzare. Aggiungeremo anche qualche decorazione utilizzando la magia della neve. Ora gli ospiti avranno un posto dove sedersi. E la poltrona andrà qui. Aiuto, non riesco a decidermi quale materasso è più morbido e quale è più bello. Portali entrambi qui, vediamo. Super, gli ospiti che pernotteranno nel castello di Elsa saranno estasiati. E per migliorare l'estetica realizziamo un baldacchino. Guarda questo bel tessuto che ho trovato, non è stupendo? Visto che ho una corona, allora posso essere la regina delle nevi, quindi potrei anche usare la magia di Elsa. Ma dai, Sue, non ho avuto tempo di... Ma che succede qui? Wow, Sammy, stai bene? Ti serve il mio aiuto? Niente panico, gli slime non sono così facili da prendere. Meno male, sono sollevata. C'è ancora qualcosa che non mi torna qui. Di che parli? Non riesci a capire? Per evitare che il piano crolli, mia cara esperta di castelli, servono delle colonne. Hai ragione, eccone una. E qui c'è una ringhiera per sicurezza. Sì, ho avuto un'idea fantastica. Elsa è una bambina e ai bambini piacciono gli scivoli. Esatto, un'idea su come farne uno. Wow, grazie! Incolleremo tutti i pezzi insieme e avremo finito. Facile, facile, ragazzi. Direi di non fare un comune scivolo, ma di farne uno acquatico. Fate largo. Oh, e così la piscina è pronta. Quando Elsa si sveglierà vorrà tuffarsi subito. Come ho dormito bene, è il momento per la mia routine mattutina. Dov'era quello scivolo fantastico? Whee! Che cosa mangerò? Vediamo. Wow, delizioso! Questa torta sembra buonissima, non vedo l'ora di assaggiarla. Grazie ragazzi, non so che farei senza di voi. Oh, per favore chiamaci se hai bisogno di qualcosa. Nessun problema, batti il 5, Sammy, siamo incredibili. Grazie per aver creato insieme a noi, ragazzi. Dateci un pollice in su e iscrivetevi. Sì, il vostro aiuto è sempre apprezzato. Ci vediamo presto. Ciao, ciao. Che cos'è questa sirena dell'allarme alle 6 del mattino? Sue, non mi risponde! Beh, tra un po' ti risponderanno i vicini. Aiutami, Susie! Anzitutto devi dirmi chi è che non ti risponde. Sto chiamando la voce misteriosa che Elsa sente in Frozen 2. Chiamo, chiamo e nessuno risponde.
Sembra complicato, perché la stai chiamando? Perché così andrò a casa di Elsa, sono il suo fan numero uno! Ah, su quello non c'è dubbio! Ma se lo spirito misterioso non ti risponde, a casa di Elsa ci andiamo soli! Possiamo, davvero? Ma certo, mi è venuta un'idea! Allora meno chiacchiere al lavoro, raccontami tutto! Na 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 na... Ciao ragazzi, pronti a venire con noi nell'ignoto? È qui? Oh, pensavo ci fosse Elsa! Spiacente di deluderti, Sammy. Dobbiamo prima costruirle una casa nuova. E poi arriverà lei, vero? Esatto. Non è la prima volta che costruiamo una casa per Elsa, ma questa sarà del tutto nuova. Guardate che design da sogno. È stato Sammy a scegliere le trame. Ecco a te, Susie. Il primo dei mobili che metteremo. Sammy, come mai hai deciso di cominciare proprio da questo? Perché no? Anzi, per me è la parte principale della mia cameretta. Vai, attenzione, Susie. Ad Elsa sicuramente serve, ha così tanti abiti favolosi, soprattutto nel secondo film. Oh sì, adoravo il suo vestito bianco alla fine. Ragazzi, anche voi, allora forza con i mi piace. Sì, l'abito di Elsa quando si rivela essere il quinto spirito era straordinario. Ma per me niente può battere il suo iconico abito del primo Frozen. Ragazzi, sapete che stiamo facendo? Un bel guardaroba per la nostra regina Disney. Beh, nel caso in cui non l'avessero capito, Sammy, hai dato tu la risposta. È un guardaroba enorme, giustamente. Quanti vestiti ci possono stare qui? Sono quasi invidiosa. Sì, ma se lo vuoi te lo faccio io, non ti preoccupare. Oh, grazie, Sammy. Posso aggiungere alcune mie idee di design qui? Certo, sì, mi fido tantissimo di te. In effetti abbiamo gusti quasi identici. Beh, quasi. Stavolta di sicuro i nostri gusti vanno d'accordo, questo lato anteriore è stupendo! E per finire l'armadio lo chiudiamo ben bene, altrimenti qualcuno potrebbe rubarle i vestiti! Ah, chi? Un uccello? Ah, non lo so, lo spirito di fuoco! Già, nel film era uno spiritello molto curioso e un po' monello. Questa qui è la base per lo studio di Elsa, le regine hanno un sacco di lavoro! E io che pensavo che fare la regina fosse soltanto divertimento, la verità è diversa! Anche noi abbiamo un sacco di lavoro da fare, però ti piace, giusto? Guarda il lato positivo! E cosa si nasconde qui? Ah! Ehi, non ho visto niente! Anche Elsa ha diritto ai suoi segreti, Sammy. Guarda però che bello questo tavolo! Una gamba e la seconda. Mettiamolo qui dentro, secondo me sta meglio lì. Questo sarà uno scaffale degno di una regina. Ah, spero che le piaccia! Certo che le piacerà al 100%. Ragazzi, indovinate un po' che metteremo qui. Oh, santo cielo, mettiamo uno scaffale in più! Beh, ci sono così tante cose da mettere che uno scaffale solo non basta, in effetti. A Elsa piace leggere, quindi le ho fatto questa mezza lampada da tavolo. Ed io ho fatto l'altra metà, mettiamole insieme. Vedrai, sono sicuro, lo spirito misterioso mi contatterà questa volta. Speriamo! Comunque la lampada è bellissima. Adesso Elsa ha uno studio molto più accogliente, vero? È il momento di prendere tutto ciò che abbiamo preparato. È il mio momento, allora! Ecco qui! Ma che bravo, Sammy! Che cura dei dettagli! Ragazzi, potete mettere il video in pausa, se volete. D'ora in poi lascerò che il mio cuore mi guidi un po'! Ah, ragazzi, restate con noi, vi faremo vedere altri capolavori di decor! Sammy mi ha dato questo e se n'è andato via. Che dovrei farci? Un bel mistero. Susan, al mio tre ti risveglierai e porterai dei biscotti. Ah, certo! Quello che mi serviva, tempismo perfetto, Sammy. Non è giusto, mi sono impegnata a ipnotizzarti. I tuoi sforzi sono ripagati, perché adesso possiamo realizzare una bella sedia per Elsa. Mi sembra un'ottima idea, essere il quinto spirito non è mica facile. Ma gli spiriti della foresta l'aiuteranno, Sammy. Oh no, i giganti della terra distruggeranno tutto, salviamo tutto quel che possiamo, Sue. Niente panico, Sammy. I giganti della terra non entreranno mai in questa casetta. Ed ecco la sedia. Le piacerà il design moderno? Ma certo che le piacerà, è di mentalità moderna, lei. Ma anche Anna, sai? Non dimentichiamo la regina di Arendelle. Faremo un divano perfetto per le sorelle, così parleranno qui. No, quanto mi piacerebbe esserci quando la famiglia si riunirà. Oh, sei tenerissimo, Sammy. Tutti speriamo che accada, vero ragazzi? Mi fa piacere saperlo. Dovremmo rendere questa casa adatta delle grandi riunioni di famiglia. Facciamolo. Guarda qui il divano che diventa sempre più bello. Sto per cadere, cado!
prendi questo, presto, Sue! Ah, grazie. Sammy, non dicevi che puoi portare roba pesante senza stancarti? Sì, ma con quello tra le mani come lo prendevo, questo biscotto? Elsa ogni tanto dovrà anche divertirsi, rilassarsi e incontrare amici o fare festa. Woo! Muoviti, agita per bene, quando un party è VIP c'è lo slime super chic! Puoi candidarti a fare il DJ per le feste in casa di Elsa, sai? Ah, posso e come? Senti qua! Yo, sì, bel ritmo! A Elsa piacerà sicuro! Ragazze, guardate questo tavolino! Secondo voi che dovremmo metterci? Ma un bel rinfresco per la festa, ovviamente! Eccone un altro! Metti che c'è un ospite in più! Grazie, Sammy! Ma se gli ospiti in più sono tanti? Tranquilla, Sue, ci sarà abbastanza spazio per tutti! Gran bel design, Sammy! Proprio come piace ad Elsa il suo stile! Spostati, tavolino! Aggiungiamo un'altra sedia! Andrà bene! La sedia è in arrivo! Bam! Stupenda davvero! Sai che cosa manca, Sue? Il secondo piano! Davvero? Dovremmo pensarci subito, allora! Attenta, Susan! Non faccio mica parte dell'arredamento, io! Scusa, colpa mia! Secondo te che cosa dovrebbe esserci al secondo piano? Ho già un'idea ed è perfetta! Aspetta e vedrai! Ragazzi, qual è il vostro personaggio preferito di Frozen oltre ad Elsa? Il mio è Olaf. E adesso che ci penso mi ricorda un po' Sammy. Qualcuno mi ha chiamato? Ho appena detto ai nostri amici quali sono i miei personaggi preferiti di Frozen. Allora, prima cosa, tutti quanti sono i miei preferiti. Seconda cosa, come ci arriva Elsa al secondo piano? Come sempre vai di fretta. Sto ancora sistemando la scala. È come quando Elsa ha creato le scale con la magia, com'è bello! Sì, e con che stile poi lo faceva. A proposito, ma quella pelliccia? Ah, stavo testando dei nuovi mobili per la casa, anzi non ho ancora finito, ci vediamo! Sempre così misterioso. Ragazzi, usiamo anche noi un po' di magia. È solo che non voglio rovinare la sorpresa, Susie. Ma adesso è il momento delle sorprese, questo piano è così vuoto. Ok, cominciamo con questo, è tutto tuo, Sue. Ho capito che cosa hai in mente. A Elsa serve una stanza da letto bella e accogliente. Ah, sembra così morbido e caldo. Oh, mi viene quasi sonno. No, no, bella addormentata, non vorrei mica fare aspettare Elsa. Stavo solo scherzando, Sammy. Questo è un letto davvero ideale per lei. Ti piace la mia nuova pettinatura? Ah, sì, ridammi i capelli! Ma questo è un 2 in 1! Simpatici codini per Sammy o baldacchino per Elsa? Un cuscino morbido e soffice è un must per dormire bene. Oh, ma il bagno non è ancora pronto! Sì, abbiamo un'emergenza da risolvere! Tranquillo, sarà l'ultima stanza della casa da fare, Sammy. Lavarsi le mani è fondamentale, quindi facciamo prima un lavandino. Eccolo qui! Dobbiamo decorarlo così si intona agli altri mobili, sì? Sta avvenendo un capolavoro! Mi piace tantissimo! Stavo pensando, a Elsa piacerà cantare sotto la doccia, secondo te? Non lo so, ma se lo fa sicuramente canterà "All'alba sorgerò ogni mattina". Ragazzi, la sapete a memoria, "All'alba sorgerò"? Cantatela e metteteci tanti like! Una toilette comoda è importante quanto le sedie e le poltrone! Oh, saggio Sammy, mettiamola qui! E non dimentichiamo la tavoletta per coprirlo. Fatto! E cosa abbiamo? Qui non è uno scudo, non è un berretto, eh? È soltanto la vasca da bagno, Sammy! Ti è più facile riconoscerla adesso? Eccoci qui! Voilà! Qui possiamo mettere bottigliette di shampoo o candele. È un'idea fantastica! Posso fare il bagno anch'io qui? Dovrai prima chiedere a Elsa, ma non credo che le spiacerà. Ho portato il mio shampoo e bagno schiuma preferiti, hanno un profumo buonissimo! In tal caso mettiamoli bene in ordine. Uno qui. Oh, qui un'altra bottiglietta. Che carine! È uno spazzolino, ovviamente. Facciamo un bel giro della casa, seguiteci, ragazzi! Sammy, proviamo a chiamare di nuovo quello spirito misterioso. Ci sto lavorando e ho portato anche degli aiutini.
Guarda, Susie! Wow, altro che spirito! Ha invocato Elsa in persona! Benvenuta, Vostra Maestà! Ho così tante domande da farvi! Una cosa già la sappiamo! Adorerà questa nuova casetta! Ragazzi, metteteci tantissimi like se volete vedere altri video su Frozen! E iscrivetevi al canale! Ciao, a presto! Ciao.